Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti. Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info@motozone.it. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chioggia, attorno alle ore 15 di oggi, hanno arrestato Andrea Penzo, il ladro seriale di 30 anni, conosciuto come lo Smilzo. Il malvivente si trovava a pesca di vongole nei pressi della strada Romea, quando è stato intercettato dai poliziotti e condotto fino in via Alga 16, dove abita, allo scopo di prelevare alcuni abiti da condurre con sé nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Nella circostanza Penzo era accompagnato dal fratello. Le operazioni si sono concluse poco prima delle ore 16. Il ladro, anche negli ultimi tempi, usciva quasi ogni sera per commettere piccoli furti negli stabilimenti balneari e in altri esercizi. Evidentemente gli arresti domiciliari, l'obbligo di dimora e di firma non sono ritenuti più sufficienti a contenerlo. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it. Un pericoloso incidente nautico è avvenuto ieri pomeriggio nella laguna che circonda Chioggia. Un barchino, secondo una versione ancora non confermata, avrebbe centrato una bricola e che ne avrebbe causato l'affondamento. A bordo c'era sicuramente un uomo di 56 anni che ha dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale per forti traumi. Ancora ignoti i motivi dello schianto. Dopo l'urto, il 56enne infortunato è stato trasportato dagli occupanti di un altro barchino fino alla caserma dei Vigili del Fuoco, in Riviera Caboto a Chioggia, dove l'ambulanza del 118 e l'automedica lo attendevano per il ricovero. Una volta affidato il ferito alle cure dei sanitari, coloro che lo hanno accompagnato a terra si sono allontanati senza fornire spiegazioni. Comportamento alquanto discutibile che ne ha fatto temere il fatto che nell'incidente potessero essere coinvolte altre persone e ulteriori imbarcazioni. Solo in seguito, a qualche ora di distanza, un altro giovane si è presentato ai Vigili del Fuoco assicurando che nessun'altra persona o mezzo marittimo era rimasto coinvolto. La dinamica dell'urto è ora al vaglio della Guardia Costiera, che sta indagando sulla dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi, la forte velocità tipica dei barchini da pesca e da diporto, abituati a sfrecciare oltre i limiti anche lungo i canali e nella laguna interna, sia di giorno che di notte. In disturbo. Niente, così volevamo sapere da dove viene, come mai è venuto qui a Sottomarina, come mai l'uso della macchina elettrica. Ma io vengo da Sant'Angelo, Piero di Sacco, uso la macchina elettrica perché mi consente di risparmiare su, soprattutto se viaggio in locale, diciamo in zona urbana. Sono qui a Chioggia per una breve, diciamo, un colpo di spiaggia, ma lei veniva già a Sottomarina, immagino. Sì, venivo già a Sottomarina. E come ha saputo della colonnina? Beh, a colonnina c'è una rete di, che in qualche modo rintracci via app. Sì. E quindi ho localizzato questa di questo parcheggio e quindi sono venuto direttamente qui, insomma, per bene, poterlo utilizzare. Grazie mille e buona permanenza. Grazie. Tre giovani, due ragazzi e una ragazza, dopo aver mangiato abbondantemente e bevuto 2 litri di vino al ristorante asiatico Sakura in lungomare Adriatico Sottomarina, sotto il Residence Capinera,
Improvvisamente si sono alzati e sono fuggiti a gambe levate, senza pagare il conto. Il fatto è avvenuto lo scorso giovedì verso le 21. Una bravata? Uno stile di vita? Fatto sta che il locale è dotato di telecamere di videosorveglianza, le quali hanno ripreso i tre giovani. Uno di questi sarebbe di nazionalità marocchina, mentre il ragazzo e la ragazza sono stati riconosciuti dall'accento come chioggiotti. Il conto ammontava a 70 euro. Ora i tre rischiano una denuncia per insolvenza fraudolenta. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Sono in fase di ultimazione, ma già fanno la loro bella comparsa in centro sottomarina, le installazioni dei grandi animali in plastica rigenerata, collocati a dimora nelle piazze e negli scorci più significativi da parte del movimento artistico Cracking Art. Le opere rimarranno in loco per tutta l'estate fino a settembre, a confondersi con il normale paesaggio urbano. Prevedibili selfie e pubblicazioni fotografiche nei network, aventi a oggetto coccodrilli giganti, passeri violacei, la lumaca gialla in Piazza Italia e l'intero zoo ospitato dal boulevard pedonale verso il monumento. Favole urbane è il titolo scelto per il progetto nella destinazione turistica, una invasione realizzata con 30 opere tra giganti e medie per dare alla città un aspetto di modernità e allegria, senza dimenticare il messaggio volto all'ambiente. La Cracking Art è un movimento di artisti contemporanei nato nel 1993 con la visione di cambiare radicalmente la storia dell'arte attraverso un forte impegno sociale e ambientale, grazie all'utilizzo rivoluzionario dei materiali plastici. Commenta l'assessora al turismo Isabella Penzo. Si tratta di un'attrazione davvero unica nel suo genere, che conquisterà i più piccoli, ma non solo. Tale progetto dimostra ancora una volta la volontà dell'amministrazione di vivacizzare la città, offrendo ai turisti un centro più accogliente, quale forte segnale di ripartenza. Pescheria Cam. Vi aspetta sempre con gli orari tradizionali dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 9 alle 12, al pomeriggio dalle 15 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12.30. Gli esperti operatori della Pescheria Cam sono a disposizione per offrire il meglio del prodotto adriatico e di importazione, con la consueta garanzia di convenienza e qualità. Pescheria Cam, con sede all'isola Saloni di Chioggia, lavora su ordinazione e prenotazione al numero 041 55 33 591. 2 anni senza le baruffe in calle. L'evento goldoniano clude le precedenti stagioni estive a Chioggia, come nel 2020 non potrà aver luogo a causa delle restrizioni sanitarie tuttora in corso, sebbene in fase di attenuazione. Il rammarico del circuito teatrale Artevin e del comune si trasforma nell'energia per mettere a punto comunque un calendario di eventi in progress che verrà svelato mese dopo mese in corrispondenza con le mutevoli disposizioni relative al coprifuoco e alla praticabilità delle iniziative. Il cartellone dal titolo Chioggia che storia e che spettacolo, in omaggio al claim scelto dall'OGD per la valorizzazione turistica della città e delle sue spiagge, nelle intenzioni dell'assessora Isabella Penzo comunica il segnale di una città viva e ricca di manifestazioni. Focus sulle classi di età più segnate dall'emergenza, come bambini e ragazzi, che godranno rispettivamente del ritorno delle favole sul Ponte di Vigo il lunedì sera e degli spettacoli teatrali nel chiostro del Museo Civico in Campo Marconi. I giovanissimi sono stati a lungo privati della socialità, spiega il direttore di Artevin, Pierluca Donin, e la funzione necessaria del teatro è di riaggregare, di riassociare. In fin dei conti, si è visto che lo scorso anno il contagio non era a teatro. Quindi al chiostro del museo si avvicenderanno classici e circensi, musicanti di Brema e Rapéronzelo, abat-jour e trasposizioni di cultura africana per l'audience che frequenta la scuola primaria e quelle secondarie di primo grado. Dopo qualche anno, grazie all'intercessione della società Mosella, il 22 luglio e il 19 agosto verrà utilizzata anche l'ex batteria San Felice, che ospiterà due eventi di circo contemporaneo. È una disciplina che sta sorprendendo, commenta Donin, e che Chioggia ha tenuto a battesimo le scorse estati.
evolvendosi più facilmente di altre discipline. In assenza delle baruffe, lungo Riva Vena verranno installate all'inizio di luglio alcune luminarie a carattere goldoniano. Sempre in Riva Vena, tre appuntamenti musicali a ripetere il felice successo dell'omaggio a Morricone un'estate fa. Di due serate itineranti si conoscono anche le date 19 giugno e 3 luglio. Nell'occasione verrà celebrato il centenario di Astor Piazzolla, re del tango. Gli orchestrali lungo i ponti si riuniranno per il concerto finale in Piazza Vigo, a platea seduta. Si tratta di spettacoli a prenotazione obbligatoria, con lo scopo di far muovere gli spettatori, tenendo ferma la musica senza assembramenti. Anche la letteratura avrà un ruolo importante in estate. Dal 14 giugno al 10 settembre tornerà il prestito librario al Centro di Informazioni Turistiche in Lungomare, in collaborazione con la Biblioteca Sabbadino, che dal 15 giugno al 6 luglio organizzerà in sede alcune letture per bambini al mattino. Il 18 e il 24 giugno recupereranno i due appuntamenti della rassegna Celibri, mentre Scrittore sul Lettino e Bagni Lungomare raddoppia passando a 6 presentazioni, e analoghe circostanze avranno luogo a Palazzo Grassi dal 19 giugno con il medico Francesco Zambon. A fare ordine nel calendario pensa la Pro Loco, che ha raccolto le attività del consorzio con Chioggia Sì dell'Università Popolare nel cortile dell'ex scuola Principe Amedeo, il 30 giugno la presentazione dell'autobiografia di Sante Amelio Bosco Lochio, dell'Associazione Lirico-Musicale Clodiense, dell'Associazione La Bricola, del Museo Olivi, almeno fino alla fine di settembre. Il calendario sarà condiviso nel sito Visit Chioggia, di recente inaugurato quale motore primo per l'informazione turistica relativa alla città e alla destinazione. SD Auto, aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Continuano le aggressioni ai danni di marinai di ACTV a bordo di motoscafi, vaporetti e agli imbarcaderi. Solo ieri si sono registrati altri due distinti episodi di violenza, ai danni rispettivamente di un marinaio e di una marinaia operativi lungo la linea 1, alle fermate di Cadoro e di Sant'Angelo. I dipendenti della società partecipata denunciano gravi aggressioni accadute in modo ripetitivo e strutturale, tutti i fine settimana di aprile e maggio e nelle giornate del 1, 2 e 3 giugno. Oggi i sindacati Filt CGL, Will Trasporti, UGL AFT, Faisa CISAL, USB LP, in una nota congiunta hanno scelto di rivolgersi, oltre a tutte le autorità locali, direttamente allo SPISAL e ai ministri dei trasporti e del lavoro, chiedendo che venga tutelata la salvaguardia della propria incolumità e che gli imbarcaderi siano presidiati, assieme ai mezzi, dalla forza pubblica. I sindacati annunciano che, in carenza di idonee garanzie volte a preservare la salute dei lavoratori, da sabato 5 giugno, cioè domani, e sino a quando non verranno messi in atto gli opportuni interventi, non potrà essere garantita la regolare esecuzione del servizio, fermo il rispetto dei servizi minimi previsti dalla legge 146/90. Da domani dunque sarà a rischio l'intero trasporto pubblico veneziano, in una città nella quale durante il weekend è previsto l'arrivo di centinaia di migliaia di persone. Tra utenti esasperati e lavoratori aggrediti, una sospensione del servizio dovuta alle mancate condizioni di sicurezza sul lavoro sarebbe l'apice del conflitto tra l'impresa CTV e i suoi dipendenti, impegnati in un'aspra vertenza fin dallo scorso gennaio. Dall'ultimo incontro di martedì scorso tra i sindacati e i consiglieri regionali era emersa la volontà congiunta di sollecitare il sindaco Luigi Brugnaro affinché concedesse l'utilizzo di più mezzi, tornando ad assumere anche i lavoratori stagionali lungo le linee più in difficoltà. Ma da Cafarsetti tutto tace e l'azienda municipalizzata non prevede ancora di aumentare i mezzi in servizio, continuando ad applicare un orario simile a quello invernale. Ai cittadini va garantito il diritto alla mobilità, commenta il consigliere regionale del PD Jonathan Montanariello, ma non a scapito della sicurezza. Comune e Regione si assumano le proprie responsabilità e investano per aumentare le corse, evitando che la situazione peggiori ulteriormente.
Rinnovo la solidarietà mia del partito, conclude Montanariello, ai marinai aggrediti. Comprendo la rabbia degli utenti, ma le responsabilità vanno cercate altrove e la violenza comunque non è la risposta giusta. Il centro SYNLAB Data Medica di Chioggia amplia la propria offerta diagnostica e propone, oltre alle consuete analisi mediche, anche un servizio di tamponi molecolari qui nella sede storica di Campo Marconi. Grazie a questo nuovo servizio è possibile, presentandosi in questo centro in orari dediti, eseguire il test di riferimento per la diagnosi da infezione da SARS-CoV-2 con un risultato affidabile e sicuro, ed inoltre questo test permette anche di riconoscere le varianti del virus ad oggi note. E le modalità per la prenotazione? La prenotazione è molto semplice, infatti si può fare online utilizzando la nostra piattaforma syncoda.synlab.it. Uno in questo modo sceglie il giorno e l'orario utilizzando le fasce di orari messe a disposizione dalla struttura. Una volta fatta la prenotazione si riceve un SMS ed una mail di conferma, per cui poi basta semplicemente recarsi nel nostro centro nel giorno fissato per eseguire il test. Ma poi una volta fatto l'esame per avere il referto e quanto tempo ci vuole? In queste ultime settimane in realtà abbiamo potenziato notevolmente la nostra attività proprio per dare al cittadino una risposta rapida ed efficiente. Di norma il referto lo si ottiene dopo un giorno lavorativo scaricandolo online. Per esigenze particolari è possibile avere anche il referto in lingua inglese.